Da quando la città metropolitana di Cagliari ha adottato le politiche del governo aperto, ha partecipato al progetto OpenGov, ha sicuramente mantenuto un alto livello, quasi olistico, di approccio alle discipline del governo aperto. Ha sicuramente implementato il coordinamento tra le volontà politiche, tra le necessità tecniche e i bisogni dei singoli cittadini e degli stakeholder. Siamo riusciti ad implementare un senso di appropriazione nelle trasformazioni pubbliche, nelle scelte politiche, anche da parte del singolo cittadino. E siamo anche riusciti ad implementare la qualità delle proposte progettuali che andavamo a mettere in campo grazie all'uso di consultazioni mediante la piattaforma Decidim. L'uso di una piattaforma strategica, ma digitale come quella, che nel nostro caso si è tradotto nell'apertura del Laboratorio Metropolitano di Innovazione, LabMet, è riuscita a sistematizzare un approccio all'uso delle tecnologie digitali con una piattaforma che comunque è user friendly e riesce ad arrivare un po' a tutti e permette sia ai tecnici dei vari comuni che ci compongono, sia ai cittadini di potersi sentire parte di un'unità che lavora insieme per la trasformazione pubblica. Siamo riusciti anche a implementare il senso di comunicazione dell'ente e le attività che svolgiamo in una maniera più aperta e in una maniera più diretta. E questo ha favorito anche lo scambio con altre realtà, quali per esempio le altre realtà delle città metropolitane, peraltro premiandoci come soluzione più innovativa della governance e maggiormente inclusiva e più vicina ai cittadini al Forum PA del 2023 organizzato a Roma. Quello che suggeriamo per poter apprendere i metodi e gli strumenti del governo aperto è di riuscire a favorire lo scambio e implementare la conoscenza e la competenza nei confronti delle entità del terzo settore e anche degli ordini professionali. Da ultimo, suggeriamo che i cittadini possano sentirsi sempre più coinvolti per aumentare il livello di fiducia nei confronti delle materie del governo aperto.